Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Honkai Star Rail perché, come potete notare, dallo scorso episodio ho deciso di modificare un pochettino la mia schedule, o comunque ho deciso di modificare un po' la mia impostazione di video. Come potete vedere, quella che adesso è su schermo sarà l'infografica, o comunque sarà la prima delle infografiche che cercherò di sviluppare per tutti i personaggi di Honkai Star Rail man mano che andremo avanti nel gioco e cercherò di farli uscire il più in fretta possibile. Ovviamente queste infografiche saranno disponibili nel momento in cui uscirà il video qui sul canale YouTube, saranno disponibili sia sul mio Instagram che potete trovare sotto in descrizione che sul mio server Discord che potete trovare anch'esso in descrizione su, qui sotto il video. Ovviamente l'impostazione generale vi fa vedere quello che effettivamente è il personaggio di Jin Yang, ma ovviamente prendendo anche spunto dai feedback che mi sono stati dati dai precedenti video e parlandone anche in live su Twitch, che trovate sempre in descrizione, ho avuto modo di poter elaborare in maniera diversa quelle che sono per l'appunto le descrizioni degli oggetti e avere anche la possibilità comunque di fornirvi delle informazioni un po' più dettagliate sul personaggio. Allora, per quanto riguarda il personaggio di Jin Yang, dobbiamo dire innanzitutto che è il nuovo personaggio che è stato rilasciato per l'appunto all'interno del gioco, sempre 5 stelle, che ha sostituito il banner di Sila. Quindi per chi non ha avuto la possibilità di poter pullare Sila, adesso ha la possibilità per un altro periodo di tempo di poter pullare questo personaggio. Un personaggio che è per l'appunto di elemento tuono, ha una meccanica molto particolare che è quella di sfruttare fondamentalmente i follow-up. Follow-up di un personaggio che ha come dire, una sorta di attacco bonus fisso alla fine di ogni turno, che andrà in un qualche modo accumulato con gli stack che si otterranno sia dalla sua elemental skill, quindi sia dalla sua skill tramite appunto la E per chi gioca da PC, oppure la sua ultimate tramite la Q che ci consente appunto di ricaricare gli stack e rendere questo suo follow-up ancora più potente. Quindi diciamo che è un personaggio che gioca sul fare danni AOE e gioca fondamentalmente anche sul fare danni grazie al suo follow-up. Per quanto riguarda in generale le armi che personalmente vi consiglio di prendere per questo personaggio, ve ne ho messe tre. Ve ne ho messe tre, tra le quali la prima è senza ombra di dubbio la sua arma, che è esattamente questa, ovvero Before Dawn. Che praticamente che cosa ci consente di fare? Ci consente di aumentare il nostro crit damage del 36, 42, 48, 54 o 60% in base ai vari potenziamenti refine che possiamo fare a quest'arma. E successivamente incrementa il danno che si effettua tramite la skill e tramite l'ultimate del 18, 21, 24, 27 e 30%. Quindi già immaginate quanto diventa forte grazie alla sua arma. Inoltre, dopo aver utilizzato la skill o l'ultimate, si guadagna un buff che si chiama Somnus Corpus, che praticamente ci consente di potenziare il nostro attacco follow-up del 48, 56, 64, 72 o 80%. Quindi è un'arma che ovviamente per lui è assolutamente perfetta, che gli consente non solo di diventare forte sia quando attacca normalmente, ma consente al suo follow-up che è già forte di base, vi posso assicurare che è già forte di base, di diventare ancora più forte. Quindi immaginatevi appunto cosa riesce a combinare questo personaggio in campo. Successivamente la seconda arma che vado a consigliare è Knight of the Milky Way,
che tecnicamente è l'arma che si va a dare ad Himeko, ma in questo caso potrebbe andar bene anche per lui qualora l'abbiate già a disposizione tra le vostre armi. Infatti, per ogni nemico presente sul terreno, incrementa l'attacco dell'utilizzatore del 9, del 10.5, del 12, 13.5 o 15%, che può essere appunto portato fino a 5 stacks, quindi può aumentare fino a 5 stacks, quindi in base alle wave che si affronteranno aumenteranno sti stacks. Inoltre, quando al nostro avversario, quindi quando riusciamo a breccare il nostro avversario tramite la weakness, quindi tramite la debolezza elementale in questo caso, il danno che infliggiamo al nostro avversario viene incrementato del 30 35 40 45 50% per un turno. Quindi diciamo che incrementiamo l'attacco, incrementiamo il danno tramite anche break effect, quindi direi che comunque è una buona alternativa se non si possiede l'arma di Jin Yang, ma ovviamente la prima scelta vi ha fatto già vedere, mi ha fatto vedere già i brividini di quello che effettivamente questo personaggio può combinare grazie alla sua arma. E poi infine, terza arma, che è quella che possiedo io al momento, che reputo essere probabilmente una tra le migliori 4 stelle a disposizione per il personaggio, ovvero The Seriousness of Breakfast, quindi la serietà della colazione, che è per l'appunto il pasto principale che ci consente di essere OP. In questo caso abbiamo la possibilità di incrementare il danno che effettuiamo ai nostri avversari del 12, 15, 18, 21 e 24% per ogni avversario sconfitto durante la battaglia, e inoltre incrementiamo il nostro attacco del 4, 5, 6, 7 e 8% e questo effetto ovviamente può staccare fino a 3 volte, cioè nel senso abbiamo il danno incrementato di base del 12, 15, 18, 21 e 24%. Inoltre, per ogni nemico eliminato possiamo per l'appunto aumentare il nostro attacco. Questo, diciamo, questo stack quando eliminiamo i nemici può essere accumulato fino a 3 volte. Avevo letto male, quindi ve la rileggo bene proprio per spiegarvela ancora meglio. Quindi direi che queste comunque come armi sono assolutamente quelle migliori che si possono utilizzare per il nostro Jin Yang. Successivamente, per quanto riguarda invece le relics, quindi gli artefatti, abbiamo la possibilità di poter un pochettino giochicchiare con le varie combinazioni. Ovviamente la combinazione migliore che possiate ottenere è utilizzare 4 pezzi del set di artefatti Band of Slicing Thunder, dove appunto abbiamo la possibilità di utilizzare 2 pezzi per incrementare i danni di tipo tuono del 10% e 4 pezzi di incrementare il nostro attacco del 20% ogni qualvolta utilizziamo la nostra skill. Quindi diciamo che questo set per l'appunto per Jin Yang è assolutamente valido. A questo però, come potete vedere, vi ho messo anche la possibilità di alternare 2 pezzi. 2 pezzi e 2 pezzi perché capisco che comunque non è facile farmare artefatti, soprattutto se non si raggiunge un buon rank per quanto riguarda il Trailblazer, quindi magari farmare artefatti a livelli bassi non conviene più di tanto. Per cui, se avete la possibilità di ottenere 2 artefatti già decenti, di quelli tuono, potete comunque aggiungere anche il set del Musketeer of Wild Wit, dove appunto con 2 pezzi si aumenta l'attacco del 10%, quindi aumento dell'attacco più l'aumento del danno tuono comunque può essere un buon tampone fino al momento in cui avrete la possibilità di farmare per bene gli artefatti. Potreste anche utilizzare 4 pezzi di questo set, ma sinceramente non ve lo consiglio, anche perché è vero che aumentate la speed e sinceramente la speed può essere comoda, anzi comodissima, sul personaggio di Jin Yang, però ci sono modi migliori per poter incrementare la speed, soprattutto tramite artefatti, che penso sia tramite pezzi di artefatti come i feet, come i piedi, e quindi non c'è bisogno di avere questa esagerazione per quanto riguarda la speed. E anche perché poi i 4 pezzi vanno ad aumentare comunque l'attacco base del 10% e non l'attacco in generale, quindi per questo io personalmente non ve lo consiglierei più di tanto. Vi consiglierei al massimo o 4 pezzi Thunder se volete farmare, oppure un misto 2-2, che sinceramente può anche andar bene.
Mentre invece per quanto riguarda il planar set non c'è molto da dire, necessariamente bisogna farmare l'Irnert Salsotto, dato che con il due pezzi di questo set incrementiamo il crit rate dell'8%, e inoltre quando il nostro crit rate supera il 50% abbiamo la possibilità di incrementare il danno dell'ultimate e del follow up del 15%. Quindi assolutamente tassativo l'Inert Salsotto come planar ornament, perché appunto gli effetti che si ottengono qua proprio per Jin Yang sono estremamente importanti. Successivamente, per quanto riguarda ovviamente gli artefatti, per quanto riguarda ovviamente la ricerca delle main stat, ovviamente per quanto riguarda il body saranno sicuramente crit rate e damage. Crit rate messo in priorità rispetto al crit damage, perché per attivare l'effetto dell'inert Salsotto bisogna avere almeno il 50% di crit rate, quindi cercate appunto di avere il prima possibile il crit rate. Inoltre, se avete l'arma di Jin Yang, il crit damage vi viene comunque aumentato tramite l'arma, quindi la cosa più importante da fare prima di tutti è portare almeno il crit rate al 50%. In alternativa, se non riuscite a trovarlo subito, anche crit damage va assolutamente bene, però il mio consiglio è quello del crit rate. Successivamente i piedi speed, assolutamente speed, anche se giocate Jin Yang insieme a Bronya, vi consiglio di aumentare la speed più possibile, o meglio, avere Jin Yang più veloce di Bronya può essere un'ottima combo iniziale, perché attaccate con Jin Yang, con Bronya vi riportate Jin Yang di nuovo davanti, riattaccate con lui e quindi già avete accumulato due volte già gli stack che vi servono per portare al massimo il vostro follow up. Quindi vi dà comunque una grandissima mano per quanto riguarda l'utilizzo in generale del personaggio. Planar Sphere, in questo caso Lightning Damage sarebbe appunto il pezzo perfetto, quindi incrementare il danno tuono in generale vi aiuterà senza ombra di dubbio. E poi Link Rope, consigliato Energy Recharge o comunque Energy Regenerate oppure attacco in percentuale. È molto difficile ottenere l'energy regen dai Link Rope, per cui magari per i primi tempi tamponate con un attack in percentuale, giusto per avere qualcosa di utile. HP, difesa, break effect, eccetera eccetera, potrebbero essere, diciamo, il break effect bene o male potrebbe essere comodo, ma sinceramente è come se praticamente non aveste un artefatto, quindi almeno date un attacco. Se non riuscite ad avere comunque il set dell'inert Salsotto, almeno date questi pezzi anche divisi, giusto per permettere al personaggio di essere un po' più forte almeno all'inizio. Per quanto riguarda invece le substats, non c'è molto da dire. Le substats sono praticamente le stesse che andiamo a cercare sugli altri pezzi, in priorità crit rate o crit damage, speed, attacco in percentuale e break effect. Il break effect potrebbe essere caruccio, ma tramite il suo follow up e tramite tutti gli attacchi che riesce a fare, sinceramente non ne avreste neanche tanto bisogno. Concentratevi molto sul portare al 50% almeno il crit rate, e poi spingete tutto crit damage speed, che è la cosa più importante. Poi ovviamente l'attacco lo possiamo comunque recuperare dai guanti, dato che i guanti saranno solo ed esclusivamente attacco, quindi cerchiamo di ottenere comunque l'attacco maggiore lì. Poi abbiamo anche le armi, abbiamo le ascensioni, abbiamo il personaggio che comunque come attacco di per sé scarso non è. Però la cosa che mi raccomando, proprio che vi consiglio di cuore, è portare il crit rate almeno al 50% e poi dedicatevi tutto al crit damage se riuscite. Per quanto riguarda invece le skills, in questo caso per meglio dire i tratti, fondamentalmente se vogliamo parlare in ordine, consiglio di livellare prima il talento, poi l'ultimate e poi la sua skill. L'attacco base lo lascerei per ultimo, anche perché l'attacco base praticamente non lo utilizzerete mai con Jin Yang, se non proprio in occasioni veramente veramente rare. Per quanto riguarda ovviamente il talento, in questo caso che va portato in alto più di tutti quanti gli altri, è semplicemente perché abbiamo la possibilità di effettuare la summon del Lord of Lightning, che praticamente verrà evocato all'inizio della battaglia e che attaccherà alla fine del turno.
dove appunto abbiamo un 60 di velocità di base e 3 hit che vengono effettuate fin dall'inizio. Quindi diciamo che questo follow up inizialmente ha 60 speed e 3 hit, quindi 3 attacchi. Successivamente, man mano che noi effettuiamo degli attacchi con Jin Yang, sia tramite la sua skill che tramite la sua ultimate, aumentiamo gli stack e quindi aumentiamo anche i colpi e la potenza del nostro Lord of Lightning. Infatti, che cosa succede? Succede che noi abbiamo la possibilità di fare del danno uguale al 33%. Rispetto all'attacco di Jin Yang al nemico singolo, ad ogni nemico singolo, mentre invece al nemico adiacente avremo la possibilità di infliggere un 25% del danno. Solo che questi attacchi follow up saranno ovviamente aumentabili, perché partiranno da 3 ma potranno arrivare fino a 10, quindi massimo 10 stack. E ogni attacco per l'appunto farà questi danni agli avversari direttamente e adiacentemente. Infatti Lightning Lord's Hit possono arrivare fino a un massimo di 10 e abbiamo la possibilità di incrementare di 1 gli attacchi e di 10 la speed in base alle azioni che eseguiamo all'interno della battaglia. Infatti possiamo incrementare 2 stack possiamo incrementare 2 stack tramite la sua skill e 3 stack tramite l'ultimate. Quindi è molto importante cercare di arrivare a 10 il prima possibile. Tra l'altro gli stack verranno visualizzati all'interno sia della barra dei turni, avrete la possibilità di vedere a quanti stack siete arrivati con il follow up di Jin Yang, che appunto sotto gli HP di Jin Yang vi fanno vedere anche quanti HP avrete raggiunto. Quindi il talento è assolutamente importantissimo, perché aumentare il talento vi consente di aumentare i danni e aumentare appunto la possibilità di fare male ai vostri avversari. E poi successivamente sia l'ultimate che la skill vanno portate di pari passo, vanno portate appunto di pari passo in alto, proprio per permettere a Jin Yang di essere più offensivo. Infatti la skill ci consente di effettuare danno tuono pari al 50% dell'attacco di Jin Yang e aumenta gli stack di Lightning Lords di 2. Mentre invece l'ultimate ci permette di fare danno tuono uguale al 120% dell'attacco di Jin Yang e incrementa gli stack del Lightning Lords di 3. Quindi la cosa importante da fare con Jin Yang è skill, ultimate, follow up, skill, ultimate, follow up, skill, ultimate, follow up, sempre così, proprio a tempesta, proprio come se non ci fosse un domani. Bronia, tra l'altro, per chi la possiede, dà una mano incredibile a Jin Yang ad accumulare più in fretta gli stack, proprio perché Jin Yang attacca, Bronia riporta Jin Yang, attacca di nuovo, si accumula la ulti, addirittura fa anche la ulti e praticamente avete un turno sì e un turno no, sempre 10 stack fissi per fare il maggior numero di danni tramite follow up. Detto questo, non c'è nient'altro che devo aggiungere per quanto riguarda Jin Yang. Spero che ovviamente il video possa esservi stato utile. Se ci sono dubbi, domande e qualsiasi curiosità, potete tranquillamente scrivere sotto nei commenti, potete joinare il server Discord, potete venire in live la sera, praticamente a partire dalle 21, per parlare e discutere insieme anche argomenti di Honkai Star Rail. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che questo video possa esservi stato utile e noi ci becchiamo alla prossima. Bye bye!